Buongiorno a tutti, oggi ci occupiamo di impianti di irrigazione. Come funzionano? Come progettare un impianto di irrigazione? Per quanto tempo irrigare il nostro prato? Faremo anche un piccolo intervento di manutenzione a questo irrigatore a scomparsa. Venite con me. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. È arrivata l'estate, apro gli irrigatori ma il mio non funziona. Questo difetto si manifesta spesso in caso di pressione bassa all'impianto. All'interno di questi irrigatori a scomparsa infatti è presente una molla calibrata per far fuoriuscire l'irrigatore con la pressione stessa dell'acqua. Se troppo bassa l'ugello verrà fuori a metà e non spruzzerà affatto. Tuttavia nel mio caso specifico non è un problema di pressione ma semplicemente di sporcizia del filtro posto immediatamente sotto la testina. Vediamo insieme come procedere ad effettuare la manutenzione di questo irrigatore cosiddetto statico. Prepariamoci a farci un po' una doccia e andiamo a svitare questo irrigatore in senso antiorario. Sul pistone che fuoriesce dal terreno infatti è presente una filettatura maschio e sulla testina una filettatura femmina che ci permette di svitarlo senza problemi. Trattasi di una testina Hunter modello Pro 15A con filtro, con un raggio di 4,6 metri. Questa testina è regolabile su un arco di 360 gradi, il che permette di realizzare qualsiasi angolo di irrigazione per rispondere alle esigenze del nostro impianto. Per una maggiore efficacia dell'irrigazione è necessario che si incrocino tra loro tutti gli archi degli irrigatori. Per ottenere questo risultato, queste testine regolabili nell'arco da 0 a 360 gradi sono l'ideale. Questa testina è posta in posizione centrale sul mio prato e quindi è regolata per un arco esattamente a 360 gradi. Questa testina può essere regolata anche su un altro parametro. Nella parte superiore è disponibile una vite di regolazione dell'ampiezza del raggio, cioè del getto di irrigazione. Testine con ampiezza massima del raggio diverse hanno codici e colori diversi. La mia è il modello 15A di color nero con un raggio di 4,6 metri. Le marche più famose sono Rainbird, Hunter. Tutte queste testine in genere sono intercambiabili tra loro, avendo tutte una filettatura femmina con lo stesso passo che si avvita sulla filettatura maschio del pistone che esce dal terreno. Esistono dei modelli a raggio fisso e ad angolo fisso. La mia è a raggio variabile e anche arco variabile. Bando alle ciance e andiamo a pulire questo filtro. Utilizzo quasi sempre del WD-40, una spruzzata e lasciamo agire per qualche minuto. Con un vecchio spazzolino vado a pulire tutte le intercapedini. L'intasamento può essere dovuto sia al calcare presente nel nostro impianto idrico, sia all'utilizzo di acqua riciclata per l'irrigazione. Per motivi di siccità, questo irrigatore è rimasto fermo per tutta la stagione e si è otturato. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro supporto. Questi filtri in genere sono venduti assieme alla testina, quindi se cambiate la testina assicuratevi di avere anche il relativo filtro abbinato. Per una migliore pulizia uso dell'aria compressa. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link per l'acquisto. Verificata l'accurata pulizia con una lampada, possiamo andare a rimontare il tutto. Il modo migliore per regolare questi irrigatori è quello di metterli in funzione e girare lentamente fino ad ottenere l'arco che ci necessita. Nella parte superiore di queste testine è riportata di solito la marca Hunter e il modello Pro 15A con la dicitura da 0 a 360 gradi e la freccia che indica il verso per l'apertura dell'angolo. Il codice riportato sopra queste testine marca Hunter non è solo associato a raggi massimi diversi, ma anche a parametri diversi in termini di portata d'acqua.
Per ciascun produttore di queste testine di irrigazione esistono delle apposite tabelline legate alle prestazioni per ciascun modello, consultando le quali possiamo calcolare il nostro fabbisogno idrico al fine di progettare un impianto. Partendo a sinistra dalla pressione in bar nel nostro impianto possiamo calcolare tutti i dati: la quantità d'acqua fornita per quell'angolo, per quel raggio, sulla base di quella specifica configurazione. Vediamo un piccolo esempio di progettazione. Abbiamo un prato situato in Italia centrale che ha bisogno di 6 litri d'acqua al metro quadro al giorno. Ipotizziamo di avere un prato da 8x8 per un totale di 64 metri quadrati, con 4 irrigatori da 180 gradi che si incrociano tra loro. Considerata la pressione di un bar quando sono tutti in funzione, ognuno di questi irrigatori fornisce 5 litri al minuto per la propria quarta parte, per un totale di 20 litri su una superficie di 64 metri quadrati. Per cui, dopo un minuto, il mio prato avrà ricevuto circa 0,31 litri di acqua a metro quadrato. Per arrivare ai 6 litri necessari, con queste configurazioni di testine, avremo bisogno di circa 19 minuti di irrigazione. Sulla base di queste tabelline si può facilmente progettare il proprio impianto di irrigazione. A questo punto possiamo rimontare la nostra testina sul nostro irrigatore. Apriamo l'acqua del nostro impianto per far fuoriuscire il pistone dove si trova la filettatura a maschio e mentre l'acqua esce andiamo ad avvitare la nostra testina. Avvitamento in senso orario, con pugno chiuso per non farci la doccia, ovviamente. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per dimostrarlo mettendo un bel like e eventualmente anche valutando l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro supporto. Una volta arrivati fino in fondo, osserviamo da distanza il nostro irrigatore e verifichiamo la correttezza dell'arco e anche la gettata. Se il raggio dovesse essere troppo stretto, dobbiamo andare ad avvitare la vite per renderlo più largo. Fatte queste verifiche, il mio irrigatore è pronto per tornare nuovamente in funzione. Bene amici, anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio della visione e spero che questo video vi sia stato utile. Come al solito vi invito a mettere like e iscrivervi al canale se vi piacciono i miei video. Grazie e buona estate a tutti!